Mariangela Vacatello, 2 anni fa a Parigi la prima esecuzione al Teatro des Buffes du Nord, questa sera al Teatro Morlacchi una riproposizione. Quello che c'è tra lei e Anne Risen è un legame forte. Beh, innanzitutto, non si può non parlare dell'amicizia con il compositore perugino Marco Momi, col quale, abbiamo appunto lavorato non poco per questo quintetto. Lui mi ha voluto moltissimo, per farmi conoscere all'IRCAM, si può dire, a Parigi, con il quale ho avuto poi tra l'altro un meraviglioso rapporto che è continuato anche l'anno successivo, cioè lo scorso anno, nel 2017, con altri programmi insieme a Giorgia Pergis. Arisen è un lavoro che ha impegnato moltissimo Marco Momi, diversi mesi, sul quale ha lavorato profondamente sia per quanto riguarda la scrittura pianistica che la scrittura, degli archi del quartetto e ovviamente non poco l'elettronica. Tendenzialmente vuole essere una partitura, un quintetto, vuole rappresentare un nuovo quintetto, proprio come un quintetto di Schumann, un quintetto di Dvorak, che suoneremo poi nella seconda parte, cioè un brano che abbia come pianoforte il solista e che abbia un quartetto compatto che va insieme, quindi non un ensemble, ma proprio un piano quintetto. Sì, lui lo definisce uno smart piano quintet. Sì, smart è perché è per l'utilizzo di questa nuova tecnologia, i transducers, che sono stati appunto sperimentati un paio di anni fa, proprio credo che il brano di Marco Momi sia il primo o tra i primi che ha usato queste piccole macchine che si inseriscono negli strumenti e che vogliono filtrare l'elettronica, quindi non tramite le casse esterne, ma filtrano l'elettronica nel cuore, nell'anima dello strumento, nella cassa del pianoforte, nella cassa del violino, nel violoncello e negli altri strumenti. È per questo smart. Sì, tutto è dentro, tutto è nascosto, e lo slancio non c'è, lo slancio verso l'alto, è tutto. Sì, nascosto non direi perché si sente l'elettronica, non vuole essere un nascondiglio ma vuole essere una fusione. Diciamo che l'intenzione sulla quale stanno sperimentando è alleggerire l'elettronica, quindi non far sì che la macchina sia una cosa a parte dell'essere umano, in questo caso dello strumento del pianoforte e del pianoforte come degli altri strumenti e di chi lo suona, ma vuole essere un tutt'uno, vuole far sì che anche l'artista, il musicista che esegue il brano può fare qualcosa. Tendenzialmente, l'obiettivo, anche immagino nei prossimi anni, è quello che nel momento in cui uno strumentista suona, l'elettronica sia un po' modificabile e quindi varia a seconda del tocco di ogni musicista. Ecco, quindi vuole essere una fusione in realtà tra macchina e uomo, diciamo. Arisen dice: Momi ha due significati, non sorto oppure non risorto. Cosa racconta all'ascoltatore questo pezzo? Beh, l'ascoltatore deve aspettarsi non solo la musica, non solo i suoni, ma anche il silenzio. Appunto il titolo, il non risorto, è appunto questo, sono i momenti di silenzio dal quale nasce questa meravigliosa elettronica di cui Momi è veramente, si può dire, un abilissimo prestigiatore, molto molto apprezzato all'estero per la sua elettronica, è davvero in gamba. E non lo dico da amica, ma lo dico davvero da musicista. E quindi sono i suoni e le sonorità che si fondono tra il silenzio totale e il colore degli strumenti, che diviene nel momento dell'esecuzione molto incisivo. E quindi il mistero sta nei suoni intermezzi rappresentati dall'elettronica filtrata dai trasduttori, quindi tra il silenzio totale e il suono spesso molto incisivo, un po' crudele degli strumenti nell'atto in cui suonano, c'è questo non risorto, quindi queste sonorità che alludono, ed è questo il fascino, insomma, di questi suoni e probabilmente del titolo. Thank you.
triste.